Ciao ragazzi, benvenuti qua sul mio canale, io sono Vivo Libero e bentornati su Raft. Allora ragazzi, avevamo fatto un po' di cosuccine, guardate intorno alle mie cornola, cosa abbiamo? Allora, ho messo, ragazzi, vediamo se me lo dice, se me lo sdrappola, ho equipaggiato la testa dello squalo. Purtroppo non c'è da poter fare la terza persona, quindi non si può, non so come fare. Abbiamo dei pacchetti da aprire, che io direi che quasi quasi li facciamo aprire subito, così vediamo cosa abbiamo. Un quadro. Ok, ne apriamo un altro. Perfetto. E abbiamo. Oh, credenza, perfetto. È una cosa che faremo quando sarà il momento. Allora, intanto mettiamo su questo. No, l'ho mangiato crudo, ma va a far andiamo a vedere, va, ma porca miseria, porca. Così. Allora, qua sono vicino a una piccolissima isola, ma proprio piccola piccola. Avevo già raccolto della roba sopra, e quindi io direi, a parte che dobbiamo mangiare e bere, quindi dobbiamo andare a fare così, andare a prendere dell'acqua e andare a mettere dell'acqua qua. Allora, una cosa che dobbiamo fare, purtroppo ragazzi, ah no, ce l'abbiamo del legno. Ok, allora andiamo a posare quello che non ci serve. Purtroppo tanta roba, ragazzi, non possiamo posarla. Queste, allora, questa la mettiamo qua e questa la mettiamo qua, che a noi ci può servire per mangiare. Dobbiamo fare un altro gancio che ragazzi potremmo fare anche questo, ma purtroppo ragazzi ci richiede il bolt che non abbiamo, quindi devo fare per forza questo. Ne facciamo uno e ne abbiamo due, perfetto, perfetto, perfetto. Ok, canna da pesca, anche questa ci richiede il bolt che noi non abbiamo. Quindi io direi, ragazzi, di fare una cosa. Lo squalo è da quella parte. Noi possiamo andare di qua, buttarci dentro, perché ho bisogno per forza, ragazzi, di raccogliere della roba. Quindi io direi di buttarci qua dentro e piano piano, piano piano, sempre stando attenti all'aria, di andare in cerca di roba. Purtroppo ragazzi non abbiamo l'arco, quindi dobbiamo per forza andare su se non moriamo male. Allora, una cosa che dobbiamo fare ragazzi per forza è cercare di andare a prendere dell'altro ferro e rame. Niente, allora ragazzi, qua è una cosa impossibile. O ci divertiamo a fare altro, perché sennò qua non andiamo fuori dai coglioni. Via, 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 fuori dalle palle. Allora, prendiamo la puttanazza. Ok, e andiamo. Dai. Ci spostiamo, via. Fuori dalle palle. Ok.
Ok. Via. Ok. Possiamo andare. Prendiamo in mano il nostro minchiozzo e incominciamo a raccattare le risorse, perché se no, ragazzi, qua non ce la caviamo più. Ok, dai. Allora, intanto, come potete vedere, qua avevo già fatto un'altra cosa. Adesso dobbiamo vedere un po' di allargarci, perché ragazzi, io qua, a parte che si potrebbe fare anche queste, no, però no. Ecco, come potete vedere, ragazzi, le possiamo fare, avete visto? Sono un pochettino più belle, però il problema nostro è il fatto che noi dobbiamo prendere molte risorse. E purtroppo, finché non ci facciamo il nostro letto. No, 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 quella non deve scappare. Quella non. Mi dispiace, ma quella no. Ok, mamma mia, oh. Le altre, anche se mi scappano un po', va bene, quella lì no. Allora, qua facciamo così, posiamo qua, questa la mettiamo qua, questa la mettiamo qua. Ok, le pietre le mettiamo qua e questa qua. Adesso abbiamo quattro pacchetti. Ok, allora adesso andiamo a vedere un attimino di allargarci ancora un pelo. Quindi andiamo a mettere così, perfetto, e ne mettiamo ancora qualcuna, perfetto, e dobbiamo andare a mettere giù il nostro letto. Quindi facciamo così. E andiamo a mettere il letto, lo mettiamo per adesso qui, così almeno possiamo andare sopra e dormire. Perfetto, ragazzi, siamo la mattina, abbiamo una sete boia, quindi andiamo qua, prendiamo la nostra acqua, beviamo così. E così, perfetto. Dobbiamo mangiare, mettiamo su la nostra. Che prende, intanto prendiamo le risorse che noi servono. Ok, allora possiamo intanto incominciare a guardare se abbiamo sbloccato qualcosa, ma qui non abbiamo sbloccato un cazzo. Dobbiamo vedere un attimino come sbloccare il tutto. Il letto semplice l'ho fatto, quindi non rompiamo le balle. Là c'è un'isola gigantesca, ma purtroppo, ragazzi, no, non possiamo andare. Perché anche se andassimo su quell'isola, non abbiamo l'opportunità di poter fare nulla. È quindi inutile andare
su un'isola e non potersi muovere, cioè non abbiamo niente. Io non riesco a capire perché non posso sbloccare delle cose. O abbiamo dimenticato di sbloccare della roba. Non riesco a capire. Perché andiamo qua. Allora, vediamo le corde. Le corde, non me le fa ricercare. Ok. I chiodi, me li fai ricerca. Questo ce l'abbiamo, questo ce l'abbiamo. Oh, le reti! Finalmente, e questi. Oh, cazzo! Questi possiamo ricercare? No, ricercato. Questi? No. Questi devono andare ricercati. La plastica l'avevamo ricercata. Allora, le reti, andiamo a vedere un attimino le reti, cosa ci serve per fare le reti? Legno. Finalmente, ragazzi, possiamo fare le reti. Le reti. Oh, allora, vediamo un po'. Noi stiamo andando da quella parte. Allora, io direi, ragazzi, di fare una cosa. 3. Andiamo. Dobbiamo andare a mettere no, le reti le dobbiamo fare qua. Quindi crea, facciamo una. Le corde le possiamo fare. 2. 3. Ok, e incominciamo a mettere queste tre qua. Quindi andiamo a prendere queste, facciamo così e incominciamo a ruotarle. Quindi così, ce n'è tre. Ok, perfetto. Adesso, per fare una bella cosa, dobbiamo andare a fare in questa maniera. Allora, ragazzi, ragazzi, sono andato un po' avanti e ho cercato di raccattare il più possibile. Abbiamo fatto prima le reti e adesso, metta, tua mamma, quella brava donna. Andiamo a vedere se possiamo comunque finire di allargare sta cacchio di cosa. Così, quel che manca, indovinate un po', plastica, sempre solo plastica, ma non ne ho qua dentro di plastica, porca di quella miseria, porca miseria ragazzi, ma è una roba assurda, non riesce a trovare plastica, non riesce a trovare nulla, ma com'è possibile una cosa del genere? Vabbè. La manco per il cazzo, ce la facciamo qui. Vediamo lì se ce la facciamo. Ma no, figurati. Figurati. Andiamo troppo bene per essere dei fenomeni. Allora, come potete vedere, ragazzi, adesso abbiamo anche la zattera un po' più allargata, qua si fermerà il tutto, però come potete vedere comunque tanta roba va persa, quindi si blocca questo. Sì, si blocca. Ok, perfetto. Tante cose purtroppo non si bloccheranno perché dobbiamo comunque fare una zattera abbastanza grande. Ok. Perfetto, abbiamo anche comunque dei pacchetti da aprire che noi adesso andremo ad aprire, ma prima voglio vedere se
riesco a fare una di queste. Andiamo a vedere di mettere giù se ce la facciamo questo, ecco. Dai. No, vabbè, ma non è possibile, ragazzi. Non ce la farò mai. Ma figurati. Oh, Madonna mia. Adesso piano piano, ragazzi, poi ci fermeremo anche nelle varie isolette. Adesso voglio prima cercare di risolvere un po' di problemini, un po' di cose. Ok, scusate ragazzi, ho tirato giù un altro porco perché ultimamente proprio non riesco a capacitarmi delle cose che capitano. Là c'è una scatola lontanissima che non so neanche se ci riusciamo a prenderla. Ci dobbiamo provare, quindi perché prendo anche questa di roba. Vabbè, uno, vabbè. Ok. Vediamo un po' se ci riusciamo a prenderla. Non lo so. Però noi ci proviamo. Sì. Ok. Allora, ragazzi, ce l'abbiamo fatta a prenderla. Ok. Andiamo a vedere se possiamo farne altre. Ma noi di queste ne abbiamo da vendere. Da vendere ne abbiamo. Quindi mettile qua e le dobbiamo mettere qua, una qua, una qua, e per il momento, ragazzi, siamo a posto. Perfetto. Così, così, e voilà. Ok, qua prendiamo tutto quello che c'è da prenderla, prendere. Ok, ragazzi, come potete vedere, la nostra zattera si sta allargando parecchio. Finalmente, dopo tanto tanto tempo. Va bene, ho già capito, dai, prendi solo questo. Ok, allora lui, come sempre, cos'ha, ragazzi? Molta fame. Allora, mangiati queste cose qua. Poi ha sete, come potete vedere ha sete, quindi così bevi, prendiamo acqua, ok, e qui la mettiamo a fare queste cose qua. Adesso facciamo un'altra cosa. Allora, andiamo a vedere se abbiamo sbloccato un po' di cose. La tazza, vediamo un po', queste le abbiamo fatte. Possiamo fare queste. Questa canna da pesca che ci serve il volto, però. Mannaggia la miseria. Qua non abbiamo ancora nulla. Qui abbiamo solo queste fatte. Ok, sabbia, questa possiamo anche fare. Allora, queste le possiamo anche fare. Perché se noi abbiamo questa. Hai rotto i coglioni. Io ti dico la verità, io vi dico la verità, ragazzi, io non vedo l'ora, non vedo l'ora di fare i bordi d'acciaio, di ferro. Mamma mia, non c'è più lui che rompe il cazzo perché è una cosa veramente assurda. Allora, lì davanti abbiamo un'isola bella grande. Io direi, ragazzi, di andare a sbatterci contro e vaffanculo a Mammata, perché alla finitiva tua sorella. Ok, cosa manca, ragazzi?
come sempre cosa manca? La plastica. È normale, no? Allora, io ora dobbiamo andare a prendere per forza, a parte che dobbiamo anche, aspettate un attimo, dobbiamo anche fare questa, dov'è? Eccola qua, la pagaia, le corde ci sono, la plastica, mi serve la plastica. Ma porca di quella porca! Ok, niente. Ragazzi, ci perdiamo anche quest'isola qua. Ai, santo Dio! Ma non è normale una cosa del genere, non è normale! Cristo Dio! Oh, dai, niente, sei, ce ne saranno sei di plastica. Ci sbatte qua contro. Allora, vediamo se possiamo fare la nostra. Dai, ho già capito! Corde, facciamola. Subito, subito. E ruota, dai! Ci siamo? Abbiamo sbattuto, orco di cancar de merda, oh. Mamma mia, ragazzi, oh. Tu hai fame, hai sempre solo fame. Sempre, to mangiatela sta cazzo di cosa. Porco, tu ti faccio cagare addosso adesso. Due, mangiatela. To, vaffanculo tua mamma. Ok, allora, canna da pesca, mettila qui. Adesso andiamo qua, posiamo questo, perfetto, posiamo questo, perfetto, andiamo qua, no, dobbiamo farci la lancia, anche perché, posiamo questo, ok, allora, abbiamo da aprire i pacchetti. Che ora è? Io ragazzi farò talmente tanti. Oh, le lucette. Una candela, candelabro. Un tavolo, perfetto, questo ci può servire. Una bandiera, vabbè, non so cosa può servire, ma. Un tavolo. Frase motivazionale, sì, quella può proprio servire da dedurre. Comunque, va bene. Allora, per adesso lasciamo tutto qua. Dobbiamo andare, prima di tutto, quella plastica la voglio. Ok, allora, prima di tutto andiamo a vedere di farci, no, qua. Freccia di, sì, ma freccia di pietra, ma non posso fare l'arco. Le corde ce l'abbiamo qua. Ma ce l'abbiamo qua. Facciamo questa e la mettiamo qua. Allora, andiamo a prendere questa e ragazzi incominciamo a spaccarci il sederino con raccogliendo le piante, il cocco, quelle cose lì che non ci serve parecchio. Allora ragazzi, eccoci qua, sono qua, ho raccolto un po' di cose, un po' di legno, adesso voglio tornare alla nostra zattera, perché ho bisogno per forza, ragazzi, di andare, però non voglio andare subito alla zattera perché la nostra zattera è là dietro, ma
ci deve essere un punto strategico, forse qua, dove noi possiamo raccogliere in santa pace senza che nessuno ci smaciulli il pistolino. E volevo, ragazzi, andare a prendere, se la trovo, però questa sì, questa è argilla, dobbiamo andare in su. Ma chi è che rompe il cazzo? Cioè, ma tu hai sete già di nuovo? Mamma mia, oh, ragazzi. Allora, guardate un po' cosa facciamo. Dai, però, Madonna. Ma perché ci devono sempre essere i rompicoglioni? E l'uccello, e lo squalo, mamma mia, oh, Madonna santa, che rottura di maroni. Ah, andiamo a fare in culo da un'altra parte. Allora, volevo andare a prendere proprio l'argilla, perché? Perché non ci serve l'argilla e la sabbia per fare i mattoni. Perché io ho la sensazione, ragazzi, che finché noi non andiamo a sbloccare la porca di quella trota, l'argilla e quelle cose lì, non possiamo fare altro. Dobbiamo sbloccare i mattoni, dobbiamo sbloccare quelle cose lì, perché se no, secondo me, non possiamo far nulla. Allora, qua io mi sfracellerò sicuro, ecco, no. Pensavo di sfarcellarmi. Qui volendo c'è del rame. Il problema è che, ragazzi, a noi ci serve per forza anche la sabbia. Quindi andiamo su prima che ci moriamo male. Si sta facendo di nuovo notte. Allora, ragazzi, ci sono, il bastardo mi ha morsicato tutta la zappa. Ha fatto un disastro, vabbè. Allora, dobbiamo fare una cosa. Dobbiamo andare a vedere dov'è. Eccoli qua. Questi li possiamo fare. Ok? Ne creiamo uno per adesso. E noi ce l'abbiamo qua. Lo dobbiamo mettere praticamente qui. E andiamo a nanna. Perché l'indomani lui si dovrebbe. Mamma mia, ragazzi, oh, questo c'è sempre fame. Mangiati questa. Mangiatela. Dai. La Madonna, ragazzi, ma è una roba assurda. Allora, abbiamo la canna da pesca. Sì, facciamo una cosa. Pesco 2 minuti, ragazzi. E basta, perché questo veramente non è normale, sto rincoglionito. Ok, allora andiamo un attimo qua, andiamo a mettere sopra il pesce, non so, non ci sta. Dobbiamo prendere gli altri pesci, quindi facciamo così, un pesciolino per volta, ragazzi. E intanto andiamo a vedere, è già pronto. Sì, lo so che hai fame, se dai il tempo alla gente.
purtroppo ragazzi non possiamo fare altro. Adesso questa ci va un po' per prima che abbiamo la vela. La vela volendo la possiamo fare. La vela la possiamo fare, ragazzi. Perché quasi quasi io la vela la farei anche. Sì, rimane un po' più in mezzo ai coglioni, però ragazzi, io la vela la farei e la metterei anche qua davanti. Quindi facciamo una cosa, andiamo a prendere tutto quello che noi abbiamo qua. Ecco, crea la vela e noi la vela la mettiamo qua davanti, così, perfetto. Adesso la vela è su, poi la possiamo girare come vogliamo. Allora, intanto facciamo così, mangiamo anche questo. Purtroppo quello grande non lo possiamo fare perché ci serve quello più grande. Quindi lo posiamo qua e boom, perfetto. Dobbiamo per forza andare a pescare di nuovo perché sennò siamo nella cacca. Vediamo un po', questo è pronto? Sì, è pronto. Allora, andiamo qua, ragazzi. Andiamo a prendere questo. Lo mettiamo qua, ricerca, e ragazzi, finalmente, finalmente abbiamo la fornace. Oh là! Adesso sì, adesso sì. Quindi andiamo qua, andiamo a vedere cosa ci serve per la fornace. Dov'è la fornace? La fornace. Eccola qua. Fanculo mamma, ci servono 6 di questi mattoni. 6 di questi mattoni, ragazzi, non ne abbiamo, però abbiamo un po' di questa e ancora un po' di argilla. 6 mattoni, no, però possiamo andare a farli. E ci serve la sabbia. Allora, intanto cominciamo a mettere giù questo e questo. Ce ne abbiamo due. Ci servono 6 mattoni per fare la fornace. Ok? Allora, ragazzi, facciamo una cosa. Io vi saluto qua. Intanto questo, ragazzi, è un video solo. Io raccoglierò un bel po' di risorse, preparerò tutto per fare la fornace, così andremo a sbloccare tante, tante altre belle cose. Io qua raccoglierò tutto quello che posso raccogliere, andrò a cercare anche della legna, eccetera, eccetera. Adesso abbiamo fatto anche la nostra vela, finalmente. Piano piano, piano piano, lo squalo ci mangerà anche il culo, perché alla fine ho visto che ci ha mangiato tutto, ci sta mangiando tutto. Quindi piano piano andremo a fare altre cose. Dobbiamo andare a fare delle altre reti, che sono, no, dove sono? Esatto, sono qua. Ci mancano le corde, ma noi le corde le abbiamo fatte. Perfetto, questo mi fa ancora una. Qua possiamo fare in questa maniera, girarla così, e qua davanti per adesso siamo a posto. Devo andare a fare la pagaia, quindi qua andiamo a fare la pagaia. Ci serve della plastica che non abbiamo. E lui cos'ha, ragazzi? Cos'ha? Cos'ha? Dite un po' cos'ha, cos'ha? Cos'ha? Indovinate un po' cos'ha? 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 Uno schifo cos'ha? Ha sete. E voilà. Lui ha fame, ha sete, ha fanculo. E voilà. Intanto andrò a pescare anche un pochettino qua per prendere del pesce, eccetera, eccetera, eccetera. Ragazzi, io farò degli altri mattoni, ne preparerò, così almeno facciamo la nostra fornace, e poi piano piano, ragazzi, allargheremo tutta la zattera. L'allargherò ancora un po' di più. Per adesso siamo a 2, 3, 4, 5, 6, 7, almeno arrivare a 20, almeno a 20 come lunghezza, e come larghezza siamo a 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, l'allargherei ancora meno di 3, ancora meno di 3, fare 10 per 20 e basta, quindi quello no, perché io poi voglio fare, ragazzi, intanto il bastardo ci ha buttato giù anche sta merda qua, ma ci penserò poi, ok? Ragazzi, io come sempre, un grosso bacione, un grosso braccio da vivo libero, mi raccomando ragazzi, questo video sarà un video da merda, lo so, però portatemi pazienza, ok? Dai, ciao ragazzi, ci vediamo nel prossimo video.